e conoscerci. Mi è un saluto di presentazione alla stampa, che in teoria dovrebbe durare pochi secondi, perché nell'epoca di internet ormai credo che le presentazioni hanno un tempo relativo, in quanto sappiamo un po' tutto di ogni persona, o quasi, quantomeno qualcuno di quelli che fanno una professione come la mia. Io mi chiamo Maurizio Ficarra e sono originario della Sicilia. Sono dirigente superiore già da qualche anno, ho avuto alcune esperienze. Prima di Salerno ho fatto il questore a Sassari, ad Avellino, ma ho fatto servizio anche in altre città d'Italia, quale Messina, Agrigento, Roma, sono stato in Calabria. Tanto il mio primo pensiero va al capo della polizia, che devo ringraziare per avermi destinato in questa sede, che era una sede molto ambita da molti di noi, da molti questori. Io sono stato scelto dal capo della polizia, sono fortunato e intanto lo ringrazio. Poi, a parte questo, mi sento comunque un funzionario di polizia fortunato, perché, come ho detto più volte anche ai miei collaboratori, io ho iniziato questa carriera da agente e ho avuto l'opportunità e la fortuna di attraversare un po' tutti i gradi della polizia, quindi da agente, ispettore, commissario e adesso questore. L'altra mia fortuna è stata quella di girare molti territori italiani e anche quella di aver fatto tante esperienze in tanti tipi di lavoro, per cui la mia amministrazione mi ha messo in condizioni di far servizio alla Mobile, alla Digos, seconda edizione, amministrativa, ferroviaria, frontiera, ecco. Devo dire che la mia età mi consente di aver potuto accumulare tutte queste esperienze. Ripeto ancora una volta, Salerno è una sede molto gradita, perché è una delle città più belle d'Italia, una città che è conosciuta davvero oltre i confini naturalmente sia della provincia, della regione e ritengo anche della nazione, ed è questo il motivo per cui è ambita da molti di noi. So benissimo, non conosco tantissimo, la conosco ovviamente finora come turista, adesso la comincerò a conoscere come questore. So bene, già immagino che ovviamente condivide con la maggior parte delle realtà del sud molte criticità, molte problematicità che sono tutte tipiche del centro-sud soprattutto. Poi un po' la mia permanenza anche ad Avellino mi ha consentito di frequentare la Campania, un po' per riunione, un po' per altro, per cui quantomeno un'idea me la sono fatta. Naturalmente il rapporto con la stampa sarà privilegiato, lo dico, ma non come frase di circostanza, credo che diciamo tutti noi questori diciamo probabilmente la stessa cosa, ma siete la cinghia di trasmissione tra la questura e la gente. Naturalmente voi siete coloro, grazie a voi la gente sa quello che facciamo. Poi noi abbiamo tra l'altro il sito, al di là delle occasioni in cui noi stessi cercheremo di tenere le nostre comunicazioni, noi cercheremo di tenere sempre aggiornato il nostro sito su qualsiasi cosa facciamo. Quindi siete la cinghia di trasmissione, intanto perché la gente sappia tutto quello che facciamo noi, ma soprattutto perché poi noi sappiamo tutto quello che la gente desidera, perché ovviamente spesso la stampa rappresenta i problemi che la gente comunica in tutti i modi possibili, a volte le cercate voi, sono notizie, fate benissimo, e quindi il ruolo vostro è diciamo fondamentale. Lì dove non arriviamo noi con le nostre conoscenze, un tempo ce lo consentivano anche la quantità di personale che avevamo, riuscivamo ad avere gli occhi e le orecchie su tutto. Questi sono tempi in cui dobbiamo un pochino razionalizzare il nostro impegno e quindi il vostro è un contributo notevole e determinante. Noi stessi siamo, ripeto, un po' costretti, ma lo facciamo con piacere, a tenerci informati anche attraverso gli ordini di informazioni per sapere quello che riusciamo a sapere già con le nostre fonti primarie. Quindi avremo sicuramente tante occasioni per conoscerci, per incontrarci, per poter sapere gli uni degli altri chi siamo. Adesso io non vi conosco e mano a mano spero che saprò di ognuno di voi per quale giornale, per quale TV, per quale radio lavora. E poi in qualche incontro che potremo fare in maniera ravvicinata naturalmente avremo modo di anche voi di conoscere come sono fatto io. Però il motivo per cui vi ho detto che questo incontro dovrebbe durare poco è quello che dicevo prima, un po' perché mi conoscete attraverso magari qualche informazione che vi è arrivata e un po' perché sono tra quelli che preferisce che ci vediamo quando avrò qualcosa da raccontarvi. Adesso è inutile che vi dico vorremmo fare questo, vorremmo fare quello, perché delle buone intenzioni, come tutti sappiamo, sono lastricate le strade del paradiso, poi la realtà è quella che uno riesce a fare, quindi io sarò più contento quando noi ci incontreremo, perché vi dovrò comunicare quello che siamo riusciti a fare. E naturalmente non sempre ci incontreremo per tutto, ma per le cose più rilevanti sicuramente sì.
Ecco, questo è quello che vi volevo dire, poi non so se qualcuno di voi intanto vuole chiedervi qualcosa, io sono disponibile a potervi rispondere. Signor, questo noi volevamo fare un'intervista, no? Anche breve, però capi dell'amministrazione, per cui questo per un questore che dirige un'attività così complessa lo mette in condizioni di poter avere quantomeno una conoscenza di tutte le problematiche attinenti ai vari settori della società. Salerno è una città tranquilla, un po' meno la provincia, però qui anche si segnalano problemi di sicurezza, vengono, c'è una richiesta di maggiore sicurezza anche da parte del sindaco, che è stata espressa più volte. Lei sa che questo è uno dei problemi che affronta? Certo, lo so, perché vi ripeto, lo condividete come città, lo condividiamo, perché adesso mi sento anch'io salernitano da oggi, lo condividiamo con tante altre realtà. Naturalmente il mio intendimento è uno, una scelta di fondo che faccio nel mio lavoro è quella di non scegliere, dato le esigenze di razionalizzazione delle risorse, cosa fare e cosa non fare. Io preferisco sempre fare tutto cercando di farlo nel tempo. Magari ci sono cose che potremmo fare subito e cose che potremmo fare spesso e cose che faremo fra qualche tempo, più perché questa è una priorità che daremo al nostro lavoro. Però su questo vi posso assicurare che nulla sarà lasciato per strada, nel senso che facendo una scaletta di priorità cercheremo da quelle cose che pretendono e desiderano subito un impegno urgente e quelle che invece si possono fare con più calma. Tra le emergenze però c'è anche quella della rappresentanza organizzata, che in due aree più forte, nella Crocino Farnese e nella Piana del Sile. E c'è una criminalità che cambia anche, che ricicla, che interviene anche nell'economia, questo è un punto su cui lavorare decisamente. Certo, e su questo ovviamente vi posso dire ben facilmente che io non ho ancora conoscenza completa, me la forniranno questa conoscenza i miei collaboratori e poi ci impegneremo al massimo. Per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, voi sapete che la polizia giudiziaria funzionalmente dipende dall'autorità giudiziaria, ma il compito del questore è quello di porre la propria struttura nelle migliori condizioni possibili, quindi poi sarà stretto il rapporto con l'autorità giudiziaria che mi darà anche i suggerimenti o le richieste su come potenziare o impiegare la struttura in un modo o un altro, fermo restando che il merito del lavoro dipende dall'autorità giudiziaria. Il questore, lei, per lei è un ritorno, diciamo così, in campagna dopo l'esperienza da questura di Avellino, un territorio forse dove più che altrove, non solo qui chiaramente, si avverte l'esigenza e necessità di un controllo forte da parte dello Stato? Beh, certamente, in questa regione si sente tantissimo. Salerno, come anche Avellino, sono due città che rispetto ad altre magari possono stare, non dico tranquille perché nessuna realtà può stare tranquilla, specie anche in Campania, ma moderatamente tranquilla. Io credo che Salerno faremo il possibile perché nella classifica della qualità della vita e soprattutto dal punto di vista dell'ordine pubblico, Salerno possa scalare delle posizioni e arrivare più in alto possibile.